insieme a me, muovendo abissi di perché, sera insieme a te, scacciando fughe dai tuoi ma, soli siamo noi, in questa notte quando ormai l'ombra fugge già, fra neutri e neri e poi chissà. Fosse ancora un solo tabù, ancora un piccolo perché, l'ombra lunga di un totem, la vergine fanciulla, il mio fucile ad aria compressa, un sogno, un velo, una speranza, una visione, un rischio, un inganno. Un soffio, un urlo, il tuo rifiuto inutile. Negli eri, oltre il sipario delle nostre solitudini. Maturità non è peccato. Scioglie il nodo nel mio petto, la mano che sposta da scaffali polverosi qui giù, in platea, i fluvi di antichi amori. Oggi la storia è amara, spettri. Romanza la mia testa, quest'uomo accanto che bisbiglia. Andiamocene insieme. Andiamocene insieme. Il viso ciondolo sulla sua spalla. Poi tutti in piedi a porgere gli omaggi, applausi. Ma lui non chiede il mio permesso, sfacciato. Nel togliermi gli occhiali, deciso, bisbiglia: bella. Bella. Maliardo. Odora a sesso la mia grotta, sbandata, di fronte al suo bastardo sentimento. Testardo. Stele sacrale alla lussuria, finta, a un solo passo dal delirio, inappellabile. È troppo intenso il battito del cuore, emozionato, per dirgli: smettila. Tremante. Hotel Sigillo, prego. Hotel Sigillo, prego. Già impone allo chauffeur, aprendo la portiera al mio passaggio. Ciao amici e amiche, voglio presentarvi un libricino, un piccolo libro per acquisire consapevolezza che abbiamo scritto noi come Fondazione DD Clinic. La Fondazione DD Clinic è nata più o meno 4 anni fa e si sta occupando di quello che è l'inquinamento ambientale, soprattutto di come noi come cittadini possiamo intervenire e interferire con l'aumento degli inquinanti ambientali. È una cosa che ci sta molto a cuore perché quando noi sentiamo parlare di particolato ultrafine, PM, PM10, meno di 2,5 micron, significa che parliamo di particelle così piccole che riescono ad entrare all'interno della vita delle nostre cellule e condizionarne la vita metabolica. In una parola, ci fanno ammalare. Che cosa portano queste particelle dentro la cellula? Il più delle volte, pensate, portano metalli. E i metalli che cosa fanno? Sono delle come se fossero delle piccole schegge impazzite che modificano la forma spaziale degli enzimi e quindi modificano i percorsi metabolici. In una parola, ci fanno male. E allora noi vogliamo che voi acquisiate consapevolezza, ma soprattutto mi riferisco ai miei colleghi medici, perché noi abbiamo scritto questo stile di vita di buona sanità. Buona sanità
Significa essere consapevoli come cittadini quando noi andiamo a fare la spesa. Ebbene, dobbiamo acquisire consapevolezza. Vi faccio subito un esempio. Io mangio sano. Mangio sano perché mangio mediterraneo. La domanda è: ma l'olio che stai utilizzando, il grano che stai utilizzando, che è stato utilizzato per fare la tua pagnotta, la tua pasta, è mediterraneo? Vi siete chiesto che cosa è il grano, che cosa contiene, qual è la differenza tra un grano tenero e un grano duro? Oggi si parla tanto di celiachia, di intolleranza al glutine. Sappiamo che il glutine è una proteina proinfiammatoria. Sappiamo anche, pensate, che gli oli di qualità, l'olio extravergine d'olivo, di oliva mediterraneo, ricco in polifenoli, addirittura un anticancro verso il più importante cancro che sta invadendo il mondo, che è il cancro del colon retto. Tanto è che ci sono delle campagne di prevenzione di colon retto e basta sapere che un cucchiaino di olio extravergine di qualità campano, ricco in polifenoli, pertanto la raccolta e ovviamente la premitura delle olive deve rispettare alcune regole, ebbene un cucchiaino prima dei pasti diventa addirittura un vero e proprio progetto di prevenzione del cancro del colon retto. Ma quello che non sapete, che molti non sanno quando fanno la spesa, è la differenza tra grano duro e grano tenero, il contenuto di glutine, la qualità dei grani. Il grano mediterraneo ha dei nomi particolari, c'ha dei nomi che hanno l'origine dialettale, di da dove provengono, ma la cosa importante è incominciare a riconoscerli, a capirne la qualità e soprattutto ricordatevi che il nostro grano è un grano che non può lievitare ed essere morbidissimo perché ha un contenuto di glutine leggermente inferiore e la qualità della panificazione è molto diversa, ma è il prodotto sul quale si è costruita la longevità, si è costruita la dieta mediterranea. Quindi quando noi parliamo di dieta mediterranea parliamo del nostro grano mediterraneo, non che viene importato dai paesi freddi, che non ha preso il sole o che deve essere conservato nei silos, per cui si aggiungono poi delle altre componenti. Quindi in questo libro noi vogliamo spiegarvi questi concetti, vogliamo farvi capire come i Borboni, quelli che hanno reso diciamo nel mondo la nostra Italia meridionale, era nel mondo un punto di riferimento sia sociale che economico, ebbene i Borboni hanno valorizzato una cosa importantissima, pensate, le cultivar locali. E oggi noi con i nostri studi, la nostra fondazione DD, che cosa ha dimostrato? Ha dimostrato che nelle cultivar locali, i prodotti locali, quella pianta di olivo che sta lì da un secolo, produce delle molecole che si chiamano fitochelatine ed è stato il lavoro del nostro precedente anno grazie al 5 per 1000 che ci avete donato e chiedo ancora ai quanti ci hanno dato ascolto, andate a vedere sul nostro sito www.ddclinicfoundation.eu, dateci una mano perché noi stiamo lavorando per abbattere gli inquinanti ambientali e lo stiamo facendo in maniera molto semplice, aiutandovi a fare bene la spesa, perché nel momento in cui voi sapete che cosa dovete acquistare, diamo valore alle nostre attività agricole, aziende agricole, loco territoriale, e questo ci consentirà di migliorare che cosa? Evitare il trasporto, evitare gli inquinanti ambientali, ma soprattutto facciamo qualcosa per noi stessi, perché le cultivar locali acquisiscono dall'ambiente quali sono i tossici e cercano di produrre delle molecole per difendersi prima loro e poi ci aiutano a noi, perché noi consumando questi alimenti ci arricchiamo di queste fitochelatine. Ebbene, in questo libro della longevità noi non vogliamo fare discorsi scientifici, vi vogliamo soltanto aiutare a saper fare la spesa. Buona sanità significa diventare consapevoli, un grazie di cuore all'Associazione Buona Sanità che ci ha offerto la possibilità di pubblicare questo libro, grazie alla Presidente, che è la dottoressa Maria Rosaria Rondinella, che ringrazio di cuore, ma soprattutto è un libro fatto con il cuore, perché qui dentro vi spieghiamo come sono fatti i nostri grani, vi diciamo anche come la differenza è possibile notarla da subito nella panificazione e saper distinguere qual è una farina da una semola e i vantaggi che le semole ci offrono rispetto alla farina e soprattutto una cosa importantissima per le tante malattie cronico-degenerative. Ricordatevi che quando una farina è raffinata, quando un prodotto è raffinato, in cottura si
producono delle molecole tossiche che si chiamano AGE, cioè fattori glicati. Queste proteine glicate sono molto note nei diabetici perché causano una malattia che è la malattia legata a questi AGE, che è la glicazione delle proteine, una malattia infiammatoria cronica che poi è causa, e con causa, oltre che ad essere causa, delle complicanze di queste, diciamo, di queste affezioni croniche. Ebbene, gli AGE se ne producono molto di meno in questo tipo di grani, ma un altro vantaggio che hanno questi grani è di avere gli oligoelementi, così come un altro vantaggio dei nostri oli è quello di essere ben equilibrati nel rapporto omega 9, omega 3, omega 6, e così come il contenuto di polifenolo di oleo cantal. Ebbene, un libro che credo vi dia consapevolezza, ovviamente un libro di facile lettura, molto piccolo, e sono contento di presentarlo a voi, e soprattutto un grazie di cuore alla Dila che mi ha offerto l'opportunità di farvi conoscere questo volumetto, e a Bruno Mancini. Vi abbraccio di cuore, io sono Andrea Del Buono, sono il presidente della Fondazione DD Clinic, che da sempre si occupa di inquinamento ambientale e difenderci dall'inquinamento. Ricordatevi, oltre a farlo le istituzioni, lo possiamo fare noi, orientando la nostra scelta all'acquisto, perché questo che cosa condiziona, man mano che diventiamo consapevoli, di migliorare non solo le qualità del prodotto che noi portiamo sulla tavola e quindi donarci salute, ma blocchiamo il meccanismo delle multinazionali, che è quello di trasportare dei prodotti da paesi o da continenti, e noi non abbiamo bisogno di questo, perché noi abbiamo capito che i nostri prodotti, solo loro ci possono salvare, le fitochelatine. Quindi un grazie ancora di cuore a tutti voi che mi state ascoltando, un abbraccio e al prossimo video. Accompagnare per la prima, ecco. Allora, Katia Massaro da Ischia, leggiamo la scheda. Vive e lavora nella bellissima isola di Ischia, fotografa, ecologista, viaggiatrice estrema, appassionata di delfini da sempre. Dal 1994 al 2000 ha viaggiato in Australia per osservare la vita dei famosi tursiopi di Monkey Mia, ed in Egitto, in Israele, a Eilat, e ancora in Australia al Dolphin Discovery Center di Bunbury, per verificare l'efficienza della delfinoterapia in acque libere. Ad Ischia ha fondato l'associazione Delphis, un ente no profit per l'osservazione e la preservazione della fauna marina nel mare prospiciente l'isola. Si dedica anche all'educazione ambientale, con tour organizzati e contatti con le scuole, oltre ad aver costituito a Villa Arbusto, Lacco Ameno, il Museo del Delfino, con una postazione per l'avvistamento dei cetacei in mare. Attualmente è presidente onorario dell'associazione Oceano Mare Delphis Onlus. Nelle Maldive ha costruito una casa di accoglienza che ospita una ventina di bambini abbandonati. In India e nelle Mauritius si occupa da anni di diversi istituti con bambini poverissimi, figli di genitori alcolizzati e affetti dall'AIDS. Non avendo figli, ha adottato una bambina indiana di 9 anni. Per questo suo impegno, nel 2001 gli è stato conferito il premio Isola Verde 2001, indetto ogni anno dal quotidiano Il Golfo, per premiare gli isolani impegnati nel sociale. La rivista Ischia City l'ha definita una donna generosa e idealista. Nel 2003 viene premiata dal Comune di Ischia per l'impagabile attività di ricerca ed assistenza in favore dei delfini. Sempre nel 2003 la Fondazione Albero della Vita gli conferisce un attestato speciale per aver sostenuto i progetti d'amore della Fondazione L'Albero della Vita a favore dell'infanzia disagiata. Nel 2009 la Regione Campania gli ha conferito il premio Domenico Rea. Katia Massaro, per il suo prezioso e instancabile contributo nella difesa della natura e dell'ambiente, intesi come patrimonio inalienabili dell'umanità, ed in premio all'opera svolta per il progresso sociale e culturale. Lugano, 25 settembre 2011. La premiale di Katia, chiamiamo
professor Mauro Arduino. Abissi di perché, sera insieme a te, scacciando fughe dai tuoi ma, soli siamo noi, in questa notte quando ormai l'ombra fugge già, fra neutri e neri e poi chissà. Ciao, benvenuti nel mio studio. Sono Jean-Philippe e prima di tutto vorrei ringraziare Bruno Mancini, che è presidente dell'associazione DILA, per l'articolo che è uscito sul Dispari. Ecco, questo è il mio quadro. Vederlo bene, questo è il mio quadro, che tra l'altro è qua alle mie spalle. Vorrei ringraziare Bruno e vorrei ringraziare anche Maria Pia Ciaghi, che è direttrice della casa editrice Il Sextante. Sapete, il presidente dell'associazione DILA di Ischia, e vorrei ringraziarlo perché questa mia opera, che si trova qui alle mie spalle, verrà inserita nella la copertina di Arte Altrove, che sarà un'antologica di pittori, poesie, e sarà presentata quest'anno a novembre al Book City a Milano. Ok, adesso parliamo un attimino di questa opera che avete qua alle mie spalle. Allora, Allora, l'opera di Raffaello, e quest'anno è la sua morte, il suo 500° anno della sua morte, ho voluto omaggiare la sua morte dedicandogli quest'opera, che il titolo è Il Parnaso. Quest'opera si trova nelle stanze vaticane
e su, nella, precisamente nella sala della segnatura. Nella sala della segnatura, se avete la possibilità di andarci, troverete anche il famoso dipinto, il famoso affresco, sempre di Raffaello, che è praticamente la scuola di Atene. Allorché cosa succede? Che l'affresco, il Parnaso, che si trova nella stessa stanza, è messo un po' in disparte, perché la gente è attratta sicuramente dalla scuola di Atene. Vabbè, comunque spieghiamo un attimino questo quadro qua. Quindi c'è Apollo, che Apollo suona la sua lira, strumento del Rinascimento del 1500, e dal suo strumento escono delle dolci melodie. E queste dolci melodie, librandosi nell'aria, incantano le muse, il loro spirito e anche i sensi. Apollo nella mitologia greca viene riconosciuto come anche un incantatore, veniva anche invitato nelle feste degli dei nella mitologia greca. Vabbè, comunque a parte questo, però nella mia rivisitazione, che potete vedere, questo quadro qua è 120x315, è un trittico, ho realizzato questo trittico sul polistirene estroso, un materiale che si trova abbastanza in commercio tranquillamente, scavando, creando altre forme, ho mantenuto una linea abbastanza figurativa, inserendo i miei colori, giustamente, anche dei piccoli collage, carta, delle stoffe, insomma, mi sono divertito. Poi qui abbiamo i sommi poeti, Dante che parla con Virgilio, sapete la loro storia, la Divina Commedia, Omero che guarda verso l'alto, e sapete che Omero era cieco, che guarda verso l'alto, però è presente nell'opera, proprio è quasi davanti a tutti. Raffaello ha voluto rappresentarlo così. E poi ci sono tutte queste muse. Però nella mia opera, contestualizzata ai giorni nostri, Apollo si traveste e, se potete notare, ho inserito anche una maschera. E si trasforma anche lui di un incantatore. È un incantatore anche lui, Apollo. Però dalla sua musica non esce più quella dolce melodia che Raffaello rappresentò. Ma nel 2020 da questo strumento escono algoritmi. E questi algoritmi, come voi ben sapete, trascinano le masse e le trascinano alla mercificazione. Però fortunatamente le nostre muse riescono a proteggere le arti e la loro bellezza. Voglio ringraziare ancora Bruno Mancini e l'articolo che è uscito sul questo giornale, Il Dispari, per la sua pubblicazione, e sarà la copertina dell'antologica Arte Altrove. Grazie a tutti.
credevo. Ho scandagliato anfratti, grigiastre fenditure, malsane sudditanze per la mente. Mia, la tua di te che non lo sai, la sua di chi m'amava. L'altra il bischero, i sensi atrofizzati, indormivigli e indotte, l'ombrico e la mela. Per scrivere poesie, credevo. Ho carezzato muschi, verdogno di tappeti, esuberanze futili ai margini del cuore. Il mio, il suo di lei che non capiva, il tuo di te che sempre amavi, l'altro del mischero. La mente assente, dalla pelle respirando colori, fiumino incipiante gole, per scrivere poesie. Pensavo. Ascicolo brogliacci, fogliastri ammuffiti, salvati da mille traslochi di vita. La mia che non ho smesso di donare, la mia che non ho smesso di godere, la mia di Ignazio, il mondo fuori stanza, mi scopro uomo in giro, tra fronzoli e pepite, per scrivere poesie, e solo. Deserto, deserto nel cuore.
Dalle raccolte la mia vita mai vissuta, credevo. Ho scandagliato in fratti, grigiastre fenditure, malsane sudditanze per la mente, la mia, la tua di te che non lo sai, la sua di chi m'amava, l'altra del biscero. I sensi atrofizzati, indormibili indotte, l'ombrico nella vela, per scrivere poesie. Credevo. Ho carezzato muschi, verdone di tappeti, esuberanze futili ai margini del cuore, il mio, il suo di lei che non capivo, e il tuo in te che sempre amavi, l'altro della battona. La mente assente, dalla pelle respirando colori, piumino incipriante gole, per scrivere poesie. Pensavo. Ascicolo brogliacci, quegli esseri ammuffiti, salvati dai mille traslochi di vita, la mia che non ho smesso di donare, la mia che non ho smesso di godere, la mia di Ignazio. Il mondo fuori stanza, mi scopro loro in giro, tra fronzoli e bevite, per scrivere poesie. E solo. Adesso la parola a Dale Bocalfa, che è la presidente dell'associazione ADA e con cui collabora con la DILA del NISAV. E ieri abbiamo avuto questa bella notizia di questa collaborazione già pubblicata negli atti giuridici di questo contratto di network. Quindi la ringraziamo perché fa molti sacrifici venendo dall'Algeria. Quindi noi ci stiamo molto vicino a lei e collaborando e speriamo di fare altri frutti più importanti di questa collaborazione. Quindi la parola a lei, Dale Bocalfa. Allora, andiamo con il premio 8 milioni di poesia. Al quinto posto abbiamo Adriana Iftimi e Ceroli con Poema 1, 531 voti. Il quarto premio Antonio Fiore, Dove finisce il cielo, 565 voti. Il terzo Silvana Lazzarino,
dove sussurra il vento, 3.535 voti. Il secondo premio è a Aldo Gallina, il premio 3.823 voti. E il primo premio di poesia è a Adriana Iftini Ceoli con il titolo di La mia mente, con ben 4.022 voti. Complimenti Adriana. Allora, parliamo di Adriana Iftini Ceoli. Coraggio, determinazione, profonda sensibilità e una innata curiosità sono state le motivazioni principali che hanno accompagnato Adriana Iftini, scrittrice e poetessa bella, colta, sensibile, amante della letteratura e della poesia. Nata in Romania, Adriana, nel suo percorso di bambina, giovane donna e madre, ha saputo cogliere gli aspetti positivi della vita, nonostante la sua infanzia e adolescenza siano state dolorose e difficili per la critica situazione familiare e l'atmosfera del regime. Sotto il regime di Ceausescu ha dovuto trovare in se stessa quella forza di energia per fare di ogni suo giorno un'opportunità per essere felice. Curiosa da sempre, fin da piccolissima, e farle compagnia non erano giocattoli o bambole, bensì i libri della libreria del padre. E così già ai 4-5 anni riusciva a leggere i testi di letteratura e filosofia con cui trascorreva molti pomeriggi. Lo studio è stato importante per la sua formazione culturale e personale. Attenta e interessata per argomenti che apprendeva a scuola, Adriana si mostrava molto portata per le diverse materie fin dalle elementari, quando ho scoperto una particolare predisposizione per la poesia, con dare vita alle proprie emozioni e stato d'animo. A 6 anni ha scritto la sua prima poesia intitolata Il cuore è una foglia. Caduto il regime in Spagna e dopo diversi spostamenti, incontri e esperienze come fotomodella e nel cinema diverse fiction, giunge a Roma, dove vive da 25 anni con i figli, Alessia e Kevin, e il suo compagno maestro Mario Ceroli, scultore noto al pubblico per il cavallo alato posto di fronte alla sede Rai di Saxa Lubra. Ceroli è anche autore di 4 chiese, una a Porto Rotondo, una a Torre Bella Monica, una a Napoli, una all'Istituto Superiore di Polizia e tante altre opere collegate in Italia e nel mondo. Adriana è autrice di una sceneggiatura, pubblicato due libri e ha vinto un premio internazionale di poesia con Inina Perduta, scritto completamente in italiano. Un libro che ha ricevuto molte testimonianze di stima ed apprezzamento da parte di personaggi illustri, tra i quali vanno menzionati Paolo Villaggio, Luca Cordero di Montesemolo e Bimbe De Maria. A fine novembre 2018 è uscito il suo libro Poesie, dove sono inserite opere di Mario Ceroli con prefazione di Pietrangelo Buttafuoco, giornalista e scrittore. L'emotività è una delle caratteristiche individuali per dare concretezza alla realizzazione dell'idea ispiratrice di questa antologia. Per nulla strutturata sotto il profilo simmetrico, la composizione delle varie sezioni in cui essa è organizzata viene proposta come una serie di tasselli selezionati in base all'unico criterio della emozione. In apparenza latente, ma poi subito scoppiettante agli occhi di chi ne sappia leggere i fatti primitivi. Poesia, narrativa e arti grafiche in prima linea, seguite da giornalismo, recitazione e musica, si intrecciano, si sovrappongono, si amalgamano, infine nella dinamica volutamente scomposta che articola le pagine di questo libro.
Tutto è cominciato nel 2007, quando vide la luce il primo volume, realizzato con i pochi contributi messi a disposizione da aziende locali e da uno sparuto nucleo di artisti disposti a impegnare qualche loro risorsa sulla accattivante idea di vedere pubblicata una loro opera. Poi, una lunga storia di piccoli ma continui successi, che ha costruito le premesse per le quali tutte le antologie degli ultimi 4 anni sono state gratificate dalla partecipazione alle edizioni Book City e lo scorso anno hanno avuto il privilegio di essere mostrate in pubblico nel big stand allestito nel Castello Sforzesco di Milano, insieme ai nomi più altisonanti della letteratura mondiale, insieme alle collane più rinomate delle maggiori case editrici internazionali e a disposizione di un pubblico numerosissimo composto da visitatori di provenienza cosmopolita. Magari un'emozione. Magari un'emozione edita dalla giovane e competente intraprendente Maria Pia Ciani, con proprietaria della casa editrice Il Sextante, sarà anche questa volta al centro di numerose iniziative artistiche e culturali che verranno proposte in biblioteche e luoghi di incontri pubblici, partendo come sempre appunto dal Book City 2019. Noi sappiamo di aver avuto il coraggio di non sottomettere la nostra idealità ai compromessi di tipo commerciale e, o peggio, di politica commerciale, e sappiamo che voi lettori sarete disposti a valutare favorevolmente le opere proposte da tanti artisti presenti nel volume. Bandire le pastoie accademiche che Ferdinando Martini contrastò e che in precedenza Francesco De Sanctis e Pasquale Villari, pur proveniendo dalla scuola di Golizzini, il giurista ma straordinario seccatore che fu marchese Basilio Puoti, avevano condannato, le nostre attuali proposte si slanceranno verso un percorso di sicuro respiro, con l'audacia dei poeti in cui sorride l'ideale di un'arte nuova, in quest'epoca che si è dischiusa al mondo sotto il segno della globalizzazione. Anche nella parte letteraria sono state aperte nuove vie, ma occorre certamente che tutti coloro cui ferve il seno il fuoco sacro siano incoraggiati a scendere in campo aperto e misurarsi come in un torneo ad armi cortesi. Con tali intendimenti abbiamo voluto offrire alle nuove promesse delle arti un mezzo per uscire dalla penombra o addirittura dal silenzio ed essere esposte alla viva luce della ribalta pubblicitaria, dove i migliori saranno facilmente individuabili al pubblico dei lettori, che sapere distinguere il grano dall'olio e che riconoscerà, in taluni dei novelli arconati, i protagonisti di non lontane affermazioni di indubbio valore. Grazie. Grazie. Ora resta la musica per la di all'interno di libri di poesie, di letteratura e di arti varie. Per la prima volta, in effetti, noi siamo riusciti a stampare 5.000 copie di un volume, che vuol dire delle cifre enormi, perché in effetti con 400 copie oggi un libro di poesie è un best seller, noi ne abbiamo stampate 5.000. Ma la cosa più bella è che queste 5.000 copie sono state messe a disposizione di tutti i passeggeri della flotta Lauro in navigazione del Mediterraneo per 3 anni consecutivi, e pensate che sono circa 8 milioni di passeggeri ogni anno, quindi
i nostri libri con un piccolo sacrificio, ma comunque con la capacità di aggregare artisti e sponsor, hanno creato un movimento di opinione e quindi siamo qui per portare avanti i nostri progetti con le donne in prima fila. Grazie. Tu mi inviterai infine mia al brivido più lungo.